Ciao a tutti ragazzi e benvenuti finalmente in un mio nuovo video. Finalmente non si potrebbe dire perché comunque i video stanno uscendo con una frequenza normale. Questa volta siamo in un video diverso dal solito. Oggi siamo in un vlog. È il mio primo vlog di questo canale e ho delle cose da dirvi. Allora, delle informazioni che ho da dirvi. Come prima cosa, avete già notato, penso, in questi giorni, penso più o meno da metà giugno ho acquisito questo ritmo, che sto caricando più o meno un video ogni due giorni. Che cosa intendo? Ad esempio, questo vlog uscirà martedì 30, ultimo giorno di giugno. Perché? Perché ho deciso da adesso in poi di far uscire almeno un vlog, solo un vlog, perché non credo ci siano importanti novità da dire ogni settimana, mi sembra esagerato, non sono Favij, non scambiatemi per Favij. Farò, diciamo, un vlog ogni fine mese, cioè tipo ogni ultimo giorno del mese, a prescindere dal fatto che i video verranno caricati ogni due giorni. Cioè, se ad esempio, come abbiamo proprio il caso adesso, dovrebbe uscire la parte 29 della Randomizer Nuzlocke su Pokémon Bianco il 29 di giugno. Quindi ieri dovrebbe essere uscita. Se io, diciamo, mi sono prefissato l'obiettivo di portarvi qui sul canale un video ogni due giorni, cioè esce un video un giorno, poi il giorno dopo rimane vuoto, cioè senza video, e poi esce il giorno dopo un altro video. Quindi sarebbe un giorno vuoto tra un video e l'altro. Ti possono esserci anche i casi extra, come ad esempio questo, in cui ad esempio è uscito il mega vlog, chiamato così a cazzo, giusto il giorno dopo della parte 29 della Randomizer Nuzlocke su Pokémon Bianco. Quindi ci sono anche i casi extra, ma non è questo il punto. E quindi, un'altra cosa di cui vi volevo parlare sono le serie extra. Allora, non è proprio una serie, però ho deciso ogni domenica, spero, di caricare un video diverso dal solito, un video che non ha niente a che vedere con il mondo Pokémon e quindi si può abbracciare a diversi campi. Potrebbe essere un indie, potrebbe essere un giochino del cazzo come ad esempio Agario che vi ho caricato il 28 domenica, e avevo intenzione di portarlo di domenica perché comunque si sa è un giorno diverso dagli altri, un giorno un po' diverso, insomma. E per me andava bene, secondo me, una cosa del genere. Fatemi sapere nei commenti, magari, se questa cosa vi piace, perché più un canale varia dal punto di vista dei contenuti che offre, meglio è, almeno secondo me. Anche perché potrebbe offrirci un pubblico più vasto. Passiamo ad un'altra spiegazione, un'altra notizia, un'altra news, che sarebbe la spiegazione, una spiegazione riguardo le lotte Wi-Fi. Perché non sto più caricando lotte Wi-Fi? Mi ero prefissato di caricarle o di sabato o di domenica o comunque nel weekend, perché si sa è più bello e più figo nel weekend. Nel weekend avevo intenzione spesso di caricare, specialmente esplorando Hoenn. Però siccome io ve l'ho detto, ho riniziato il gioco, ovviamente non ho più le lotte Wi-Fi salvate di prima, del precedente salvataggio. Quindi adesso, non avendole perché ho ricominciato il gioco, sono costretto a caricarvi esplorando Hoenn. È, diciamo, una serie che copre l'assenza delle lotte Wi-Fi. Pertanto questa serie dovrebbe uscire normalmente torna o venerdì o sabato esplorando Hoenn. E quindi una volta finito il gioco, e perlomeno una volta finito esplorando Hoenn, che finirà non so quando, non ho prefissato una fine, potrebbero ricominciare di nuovo le lotte Wi-Fi. Comunque di lotte Wi-Fi sul canale ne abbiamo caricate un bel po', anche perché se io adesso dovessi pubblicare una nuova lotta Wi-Fi sarebbe l'ottava o la nona, mi pare la nona, sì la nona. In ogni caso abbiamo concluso anche questo argomento. Sinceramente ragazzi, me le sono addirittura segnate su un foglio perché sono un bel po', avevo davvero l'esigenza di spiegarvi quello che alcune news di questo canale. La prossima notizia è comunque che la Randomizer Nuzlocke di Pokémon Bianco sta comunque volgendo al termine. Questo implica, perché comunque siamo da Anemone se non sbaglio, e sono andato anche avanti nella registrazione, come sapete io mi porto avanti per avere un vantaggio nel caricamento dei video e vabbè. Quindi sto già pensando ad una nuova serie. Una nuova serie sarà sempre un gameplay Pokémon, perché per adesso non posso discostarmi da ciò che mi piace fare per adesso, e sarà un gameplay su una nuova serie Pokémon. Non ho però ancora
chiarito bene se fare una Nuzlocke oppure una semplice, tra virgolette, guida. Io sarei più propenso per una guida. Perché? Perché sì, non mette quella... È vero che una guida non mette quelle sensazioni, quelle emozioni che ci sono in una Nuzlocke, di stare attenti e di essere forti a non perdere un Pokémon. Ma il gioco che sto per fare, secondo me sarebbe meglio farlo a guida. Il gioco che probabilmente, su cui probabilmente dovrò fare una guida, è Pokémon Earth Gold and Soul Silver, ovvero, no, il nome italiano non me lo ricordo, Cuore Oro e l'altro non me lo ricordo, vabbè. Però il problema è che devo ancora elaborare la grafica per questo nuovo gameplay. Per adesso però, comunque, in quanto a tempistiche mi trovo bene, perché la randomizer Nuzlocke su Pokémon Bianco comunque sta ancora da Anemone. Non mi sembra il caso di procedere veloci perché sono fuori tempo, no, assolutamente no. Quindi quello che vi volevo appunto annunciare, una nuova guida che sarà la guida, spero guida, su Pokémon Earth Gold and Soul Silver. Penso Earth Gold, sì, Earth Gold e non Soul Silver. Però comunque i giochi sono uguali, cambia solo il fatto del leggendario. Farò Earth Gold. Però la novità importante, ed è questa la notizia segreta di questo vlog, è che nel mentre, cioè nel periodo in cui volgerà al termine la randomizer Nuzlocke su Pokémon Bianco, e nel periodo in cui comunque continuerà esplorando Hoenn, e ci saranno anche, vabbè, i vlog sono una cosa a fine mese, non contano quasi nella normale programmazione dei video, insomma tra la randomizer esplorando Hoenn e prima, quindi penso, oppure potrebbe anche uscire mentre si sta sviluppando la guida su Pokémon Earth Gold, farò un gameplay su un nuovo gioco Pokémon che è uscito recentemente, su cui però non ho voglia di rivelarvi nulla. Sarà un gameplay però molto rapido, cioè non occuperà, penso, più, cioè non potrà mai arrivare a 10 puntate. Secondo me 10 puntate sono troppe. Penso sarà sul 6, 7, 8. Per come ci metto io a fare i giochi, quindi perché li esploro e ciao. Li esploro bene, guardo dappertutto, eccetera, potrei metterci anche 10 puntate, però non sarà un vero e proprio gameplay, poiché si tratta di una demo, per questo le demo non durano mai molto. Dovreste aver già capito, ma voglio lasciarvi con l'alone di mistero. Quindi il vlog di questo mese finisce qua, noi ci rivediamo ad un prossimo vlog che sarà quello di luglio 2015, a fine luglio 2015, che è a 31 giorni, spero di non sbagliarmi, sì, a 31 giorni, ho visto sul calendario. Quindi il video di oggi si conclude qui, spero che vi sia piaciuto, lasciate un commento, un mi piace, iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che farò, perché sì, e noi ci rivediamo ad un prossimo video. Bella a tutti, ragazzi!